Bella raga, sono Danti e oggi non è un giorno come Danti. Oggi è il giorno di Anna Blu. Quindi abbiamo pensato di prendere Anna, una mia canzone, e di farla blu. Abbiamo preso il coro gospel al quale siamo affezionati, Pierre, il nostro violinista di eccezione, Marco Zangerola mi ha rifatto la produzione piano archi e non vi dirò chi canta il ritornello. Anna non è una bambina come le altre. Anna ha le lentiggini, i capelli rossi e gli occhi grandi. E adesso che ha 60 anni vive di ricordi e piange. Ha sempre gli occhi rossi e i capelli bianchi. E i sogni sono come vestiti alla moda, che compri quando sei giovane e bella e che poi non metti. E quando sei grande e trovi l'occasione, ormai ti vanno stretti. E ti ritrovi con sogni mai usati, chiusi nei cassetti. E si ricorda di quel vestito blu mai indossato, che aveva comprato per scappare con quel ragazzo in un altro mondo, in un altro stato. Un biglietto senza ritorno, Hollywood, mi avevi dato appuntamento al porto e tu non sai quanto ho pregato di vedere quel vestito blu. Era un giorno perfetto per cambiare il mondo, mancavi solo tu. Altri per le scelte che ha fatto lei. Anna che ha così tante lacrime da riempire il mare. Anna che aspetta il giorno in cui tutto può cambiare, ma è come il suo nome scritto al contrario, resta sempre uguale. Seduta su quella panchina al porto, lì che sogna, con quel vestito blu stretto, e si vergogna della gente che la giudica. Ma non c'è un'età giusta per smettere di sognare, non devi sentirti stupida. E tu non sai quanto vorrei vederti dentro quel vestito blu. Non fai niente se ti va stretto, la bellezza di quel vestito sei tu. Ma scusa, non mi devi regalare gli occhiali e la maglietta? Ora abbiamo una casa piena di occhiali e maglietta. Dai il pennotto, la firma e vai. Sei l'unica che firma col monitor blu. Non so se questi privilegi, eh? Per di essere la fidanzata del boss. Vabbè, metto qua in un angolino, va. Stenso! Yeah! Non ti chiamare mia zia. Ma adesso metto anche la firma. Io voglio anche scritto mamma blu. Anna non è una bambina come le altre. Anna ha le lentiggini, i capelli rossi e gli occhi grandi. E adesso che
che ha 60 anni, vive di ricordi e piange. Ha sempre gli occhi rossi e i capelli bianchi. Ma come hai scritto blu? Con la E? Sì, come una nota blu. Ma sai che l'hai chiamata così? Certo! Sei scemo.